Buonasera, buonasera a tutti voi, benvenuti ai Fatti del 2018, il consueto appuntamento di Fano TV di fine anno che fa un riassunto dei fatti principali dell'anno appena passato e quindi in questo momento siamo naturalmente tutti quanti impegnati nei cenoni o nei festeggiamenti, però noi vogliamo insieme a voi passare queste ultime ore del 2018 ripercorrendo appunto i principali accadimenti dell'anno. E partiamo subito da gennaio, dove purtroppo a Fermignano si consumò una violenta rapina in villa dove cinque donne furono tenute ostaggio per diverse ore di ladri incappucciati. Siamo davanti al cancello del viale d'ingresso che porta alla villa bifamiliare dei fratelli Rossi, titolari di un'azienda di zincature della zona, dove nella notte tra sabato e domenica si sono vissuti momenti da arancia meccanica a seguito di un vero e proprio assalto da parte di 5 o 6 individui nella notte. Erano l'1:30 di notte, la villa era assorta nel sonno con i suoi abitanti perché dormivano appunto tutti e sono stati svegliati di soprassalto le due mogli dei due titolari che in quel momento non c'erano, erano fuori all'estero. La villa dei Rossi si trova proprio sulla collina sopra i capannoni della ditta di zincature dei due fratelli, la Fratelli Rossi Fualderige, che si trova lungo la Meta Aurense a Fossombrone. Un'ora di terrore, tanto è durata l'incursione del comando nella villa divisa in tre appartamenti dove stavano dormendo le due mogli e le rispettive figlie. Il gruppo di malviventi percorre a piedi il vialetto che dal cancello porta fin sopra la casa, nel buio più totale. Sono approssimativamente all'incirca le 2 di notte. Sono in 5, forse in 6, e si introducono nella villa da due punti diversi, forzando una finestra e una porta, agendo con grande coordinazione. Sono tutti incappucciati, vestiti di scuro, giovani, portano guanti e si muovono con fare deciso e senza esitazioni. Comunicano tra loro con ricetrasmittente, come i militari. Da come si sono svolti i fatti non ricordano affatto i ladri mordi e fuggi che scelgono a caso i loro obiettivi. Sapevano cosa fare, come farlo e quando farlo. In questi giorni due mariti, i fratelli Massimo e Lorenzo Rossi, erano fuori per una battuta di caccia all'estero e le cinque donne erano sole in casa, cosa che fa pensare ad una pianificazione dopo una sorveglianza per scegliere e cogliere il momento giusto. Una volta dentro l'abitazione, armi in pugno, il comando sveglia Anna Maria, 46 anni, moglie di Massimo, ed uno degli incappucciati in un italiano stentato gli dice subito, con modi bruschi, che vogliono soldi e dov'è la cassaforte, altrimenti ti facciamo male. Queste le loro parole. Nel trambusto però la donna si ferisce al naso, ma i banditi trovano la cassaforte e prendono i 15.000 euro che c'erano all'interno, più altri oggetti preziosi. Dopodiché è toccato alla cognata Alessandra, moglie di Lorenzo, il risveglio da incubo, stesso copione, stessa intimidazione e anche qui prendono oro, contanti, orologi, gioielli e oggetti di valore. Il bottino ammonterebbe in totale a 30.000 euro, compresi alcuni capi d'abbigliamento firmati e borse di valore. Le cinque donne, impietrite dalla paura, vengono rinchiuse in una stanza e gli viene ordinato di non chiamare nessuno, non prima di 20 minuti. I ladri così si allontanano indisturbati con un'auto di famiglia fino al cancello dell'entrata, poi dal di lì si danno alla fuga con un mezzo pulito. Sul raid ora indagano i carabinieri di Urbino, arrivati sul posto assieme al comandante della stazione, il tenente Francesca Baldacci, per circoscrivere l'area ed eseguire i primi riscontri. Inoltre anche il nucleo investigativo del comando provinciale dell'arma indaga su quanto accaduto. A febbraio invece ci fu un'imponente nevicata che tenne sotto scacco tutto il sistema viario provinciale, lo documentammo anche noi con diversi servizi, tutta la provincia venne imbiancata da diversi centimetri di neve. Anche oggi continua l'incessante lavoro di pulitura delle strade da parte delle aziende incaricate. L'imbiancatura di questa mattina ha reso necessario, soprattutto nelle zone meno battute, di un ulteriore intervento. Com'è la situazione qui attorno? Un po' le strade, lo vedi, è un po' messo così, va bene, comunque abbiamo pulito quasi tutto.
Tra gli spalatori e quelli che ricominciano le normali attività giornaliere, però, ci sono i maggiori fruitori del fattore neve, ovvero sia i bambini. Siamo nei giardini del quartiere Vallato, come potete vedere dalle immagini dell'operatore Filippo Pucci, l'atmosfera è tra il goliardico e il preoccupato, perché naturalmente la neve continua a scendere copiosa. Adesso sentiamo un po' come va con gli abitanti di questo quartiere per queste giornate, sicuramente poco impegnative dal punto di vista lavorativo, ma molto dal punto di vista della quotidianità. Poco distante da noi ci sono dei ragazzi e dei bambini che giocano, per loro sicuramente è una grande festa. Giornate di scuole chiuse hanno regalato ai piccoli abitanti, sin dalle prime ore della nevicata, come lunedì mattina, indimenticabili momenti di gioco e spensieratezza. Un'innevata piazza si trasforma in una pista da bob o le scoscese pendenze dei campi si trasformano in improvvisati trampolini per lo slittino. Ma anche una semplice passeggiata nel parco sotto casa rimarrà un ricordo indelebile nella loro memoria. A giudicare dalle facce mi sa che si divertono molto. Loro tantissimo. Tantissimo. Voi un po' meno. Un po' di disagi per chi lavora, ma certo. Il divertimento è tutto per loro. Loro certo si divertono, ma il surplus di lavoro per mamme ed accompagnatrici c'è. Ma in questi casi è la solidarietà tra mamme che scatta e ci si dà una mano tra chi può stare a casa e chi invece deve andare al lavoro. L'abbiamo vista cadere, signora, purtroppo. Vabbè, bisogna camminare dove c'è la neve fresca, esatto. Tutto a posto? Per il momento sì. Ecco, tutto bene. Quindi diciamo che è andata bene. Ecco. Poteva andare peggio. Per quanto riguarda marzo, invece, come non scordarsi della bomba, la bomba che catalizzò tutta l'attenzione dell'Italia su Fano, una bomba d'aereo di origine inglese di 500 kg che costrinse, per ragioni di sicurezza, a una mega evacuazione che coinvolse oltre 20.000 fanesi, e l'annuncio di questa evacuazione, di questa mega operazione, fu proprio data dal sindaco Seri, dai nostri microfoni, in diretta dal COC comunale. Hanno messo nelle mani del destino le loro vite, di militari, professionisti e uomini, al servizio del bene della collettività e della salvaguardia della vita dei cittadini fanesi. A vederli questa mattina nell'affollatissima Sala della Concordia del Comune di Fano per la conferenza stampa di fine emergenza bomba, gli sminatori della Marina e dell'Esercito non lasciavano trapelare alcuna emozione. Per loro, abituati agli scenari di guerra di mezzo mondo, questa è routine. Ma maneggiare un ordigno come quello che hanno messo in sicurezza nel corso della nottata era come giocare a dadi con la morte. La bomba da 250 kg con al suo interno 150 kg di esplosivo avrebbe potuto esplodere in qualsiasi momento delle operazioni, uccidendoli sul colpo. Un'operazione conclusasi nel migliore dei modi, ha sottolineato il prefetto di Pesaro ed Urbino, Carla Cincarelli, che assieme al capo di gabinetto, Antonio Angeloni, ha seguito tutta l'evoluzione e gli sviluppi della situazione fino a presiedere alle 19 di ieri il vertice interforze nella sala emergenza del COC del Comune di Fano per decidere i termini dell'evacuazione. Come esercitazione è andata benissimo. Quindi, no, ci è servito anche per intervenire e mettere a puntino anche alcuni particolari del piano di evacuazione. Vista la classificazione di pericolo massima denominata Alfa, ai militari si sono presentate due possibilità. La prima, seguire il protocollo, ovvero evacuare tutti i residenti nel raggio dei 1816 metri dall'ordigno e farli stare fuori dalle loro case per le 144 ore e non toccare l'ordigno e quindi poi operare in sicurezza al disinnesco. Oppure agire subito, evacuare comunque 23.000 persone, ma allontanare la bomba e far rientrare tutti nelle loro case al termine delle operazioni.
ma questo comportava maneggiare l'ordigno a rischio e pericolo della propria vita. A far pendere l'ago della bilancia verso l'opzione B sono stati 150 residenti inamovibili dalle loro abitazioni, le loro vite, la loro incolumità contro la vita di 5 artificieri e altrettanti incursori della Marina, il valore di 1 a 15. Abbiamo avvicinato il più possibile l'ordigno alla battigia, quindi l'abbiamo portato nelle prossimità proprio dello specchio acqueo. A quel punto l'abbiamo imbragato e l'abbiamo rimorchiato fino a portarlo in galleggiamento, perché prima appunto nell'operazione di imbragaggio abbiamo collegato un cilindro di sospendita, quindi una volta arrivato a un fondale sufficiente è rimasto praticamente sospeso. A quel punto è stato rimorchiato fino ad arrivare alla zona di sicurezza che avevamo individuato. Difficoltà nelle difficoltà, un cavo lungo 400 metri per far passare in uno spazio di 20 metri un ordigno così, insomma, di elevato potenziale. Sì, la difficoltà appunto è stata quella di, diciamo che dal mare aperto alla spiaggia c'è la zona dei frangifluti, quindi rimaneva uno spiraglio di circa 20 metri. Non tutti i 20 metri usufruibili, quindi per passare con l'ordigno, quindi è stato particolarmente difficile, perché bisognava fare questo tiro sicuramente dritto e farlo passare nella zona quella prevista. Molti telespettatori si chiedono quale sarà il destino di questo ordigno adesso a questo punto. Sì, ora possiamo attendere le famose 144 ore entro il quale quindi non sarà più così pericoloso. A quel punto interverremo per farlo brillare. Beh, abbiamo realizzato un'attività in tempo record, sicuramente in pochissime ore eravamo già sul punto nel quale è stato rinvenuto l'ordigno. È sempre un tempo record, grazie anche alla prefettura sicuramente, e siamo riusciti ad organizzare un'attività così complessa. Vi è mai capitato un'operazione di questo genere con tanti fattori così in campo, in gioco? Beh, questa attività, come ho già detto, è più unica che rara. Si sono andate a sommare una serie di coincidenze, tra la quale anche devo ammettere la fortuna di avere la vicinanza del mare, che è stata la chiave di svolta, la soluzione che ci ha permesso di riuscire a risolvere così brillantemente questo intervento. Comunque, sia per l'opzione A che per l'opzione B, 23.000 persone andavano evacuate nel più breve tempo possibile, dato che alle 2 del mattino i militari avrebbero deciso se operare subito o nel corso della mattinata, avendo chiesto tempo sino alle 13 di oggi. Decisione presa in un'ora e mezza con una riunione fiume al COC di tutte le componenti coinvolte. Primo cittadino in testa, che passerà alla storia, per il sindaco che ha evacuato nel migliore dei modi un terzo dei cittadini fanesi. Quello che mi piace sottolineare è la capacità organizzativa che abbiamo messo in campo, che, se mi consentite, mi viene da dire che è anche una conferma, perché una volta può essere una fortuna, ma lo abbiamo dimostrato con l'emergenza neve, lo abbiamo dimostrato prima con l'emergenza idrica, con le esondazioni, con l'evacuazione, l'abbiamo dimostrato con gli allagamenti causati dall'erosione del mare, per cui questa è una città che ha un tessuto straordinario fatto di competenze e professionalità, di volontari straordinari, e qui veramente hanno messo tutti anima e corpo. Nel perimetro incriminato era compreso anche l'ospedale Santa Croce. Problema nel problema. Coordinazione e decisioni rapide hanno portato alle migliori soluzioni, ma era inevitabile, ahimè, che oggi tutta l'attività di routine dell'ospedale subisse dei rallentamenti. Allora, quello che chiedo in questo momento è calma e pazienza, perché l'abbiamo già detto ieri sera, forse la comunicazione non è arrivata abbastanza chiara, tutti gli interventi programmati sono bloccati e il pronto soccorso si ripristina alle ore 13. Noi stiamo ripristinando la situazione all'interno, stiamo riportando i malati nelle loro stanze di degenza, quindi quello che vi chiedo è pazienza e calma. I pazienti che avevano delle visite programmate, interventi programmati, verranno richiamati a uno dagli operatori.
Quando più di un terzo della popolazione deve essere evacuato nel giro di poche ore, sono tante le variabili e le forze da mettere in campo, e in effetti lo sono state. Oltre 100 agenti tra polizia, carabinieri e guardia di finanza provenienti dalle città vicine e anche da fuori regione, 140 volontari di protezione civile, 80 unità della Croce Rossa Italiana con 13 mezzi sul campo, 30 agenti della polizia locale di Fano e 70 militari dell'esercito provenienti dal 28° reggimento Pavia di Pesaro. Inoltre anche gli autisti dell'AMI adibiti al trasporto sui mezzi dell'azienda degli evacuati e poi unità del 118 e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, oltre ai vertici regionali della protezione civile e i militari dell'esercito del reggimento Genio Ferrovieri di Castelmaggiore e quelli della Marina dello SDAI, gli sminatori palombari di Stanza ad Ancona. È un evento più unico che raro, quello di trovare una bomba inesplosa di questo tipo con questo innesto, e quindi siamo contenti perché alla fine tutto è andato bene, nessuno, come dire, si è fatto male, e questo per noi era fondamentale. Crediamo di aver creato dei disagi alla popolazione, ci mancherebbe altro, ne abbiamo spostati 23.000, ci mancherebbe che non fosse questo. Crediamo di aver, come dire, coordinato e supportato la popolazione che aveva bisogno in ogni modo, anche con l'aiuto di tutti, e quindi siamo soddisfatti di come abbiamo portato avanti questa operazione. E ad aprile invece a Pergola, purtroppo un uomo di 50 anni uscì di casa per andare in cerca di funghi, si perse in una macchia in un bosco poco distante dalla città dei Bronzi Dorati e purtroppo fu ritrovato senza vita il giorno dopo. Imponente l'apparato di ricerca con diversi uomini, mezzi e unità cinofile. È stato trovato morto poco dopo le 10 di questa mattina Roberto Varani, dato per disperso ieri sera riverso a terra lungo i sentieri del Monte Rotondo in località Bellisio Solfare, ai confini tra il comune di Pergola e Sassoferrato, a 700 metri in linea d'aria, da dove aveva lasciato l'auto, un Audi Station Wagon scura, ieri mattina prima di addentrarsi nella macchia in cerca di asparagi selvatici. Dopo l'allarme lanciato dai suoi familiari poco dopo le 19 di ieri sera, non vedendolo rincasare, subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi, composta da una trentina di uomini, compreso il cognato del disperso e il sindaco in testa, con tre unità cinofile che hanno incessantemente cercato l'uomo, sfidando anche le tenebre, fino alle 3 del mattino di oggi. Immediatamente i nostri carabinieri, i nostri vigili del fuoco si sono attivati, hanno poi avuto il sostegno di squadre di volontari formati dai cacciatori del luogo che conoscono perfettamente il territorio, dagli amministratori comunali guidati dal sindaco che hanno anche loro creato una squadra di ricerca, dalla Croce Rossa di Pergola, e poi man mano sono arrivati tutti gli operatori del soccorso, dal soccorso alpino al soccorso speleologico, alla Croce Rossa con la squadra di ricerca speciale e con cani da ricerca. Quindi il mio ringraziamento va a tutti questi operatori del soccorso che sono stati tempestivi e di grande professionalità, li ringrazio di cuore. Alle ricerche ha partecipato anche un elicottero dei Vigili del Fuoco arrivato da Bologna, ma a trovare il corpo dell'uomo in una piccola radura denominata Le Prate, dall'altra parte del mondo, un cane dell'unità cinofina della Croce Rossa di Cagli. Dai primi rilievi e dalla posizione del corpo faccia in giù sembrerebbe un malore la causa del decesso del settantenne, pensionato, ex dipendente dell'Antonio Berloni, con la passione degli asparagi selvatici, particolarmente pregiati in questo territorio. Passione che Roberto Varani coltivava da sempre, non si era avventurato a caso nel bosco, conosceva molto bene questi posti, essendoci nato e da frequentatore assiduo. Pertanto ieri mattina dopo le 10, quando la moglie Antonella e le figlie Francesca e Giulia lo hanno visto partire senza il cellulare, non si sono preoccupate, avendolo fatto decine e decine di volte. Ma questa volta non è stata come le altre. L'auto è ancora parcheggiata lì, dopo il ponte di Bellisio, ai piedi dei sentieri che Roberto ha imboccato ieri per l'ultima volta.
Nel mese di maggio purtroppo il mare di Fano fece la sua prima vittima a pochi metri dalla costa in Sassonia davanti al circolo velico. Una ricercatrice universitaria fanese, forse per un male improvviso, perse la vita proprio a pochi metri dalla costa. Si attende il nulla osta per l'espianto degli organi, l'ultimo atto d'amore di Moni Andreani, la ricercatrice 45enne universitaria morta a causa di un malore occorsogli in acqua venerdì mattina mentre nuotava a pochi metri dalla riva davanti al circolo velico Sassonia, dove era arrivata assieme a due sue amiche per una giornata di sole e svago. Ieri i medici hanno prospettato un quadro clinico che ha chiuso la porta ad ogni speranza di recupero e di lì la decisione coraggiosa dei familiari di dare il benestare per l'espianto una volta espletate tutte le procedure. Stamattina al circolo velico Sassonia una rosa rossa sul laser di Monia lo distingue tra le tante anonime imbarcazioni. Monia, ci dice Roberto Pagnottella, il presidente del circolo velico Sassonia, presente al momento della sciagura, era una nuotatrice esperta, partecipava tutti gli anni alla nuotata longa ed era in acqua con la muta, gli occhialini e la cuffia, quindi niente congestione. Non si avventurava così, anzi era una velista esperta e sapeva valutare il meteo e le condizioni del mare. È stata una vera disgrazia, ci aggiunge. Pagnottella, che ha seguito anche l'evolversi della situazione in ospedale, ci ha riferito che a seguito di un attacco sembrerebbe che la causa del suo malore potrebbe essere stata un'emorragia cerebrale che gli ha fatto perdere i sensi quando era ancora in acqua. La sua amica Francesca, dopo che un ragazzino ha dato l'allarme, l'ha tirata a riva prendendola per un braccio, dopo essere entrata in acqua a mezzo busto, a pochi metri dalla riva. Dopodiché le grida di aiuto hanno fatto arrivare di gran carriera i bagnini dei vicini Bagni Maurizio. Ci siamo accorti che c'era una ragazza a riva con la muta che era incosciente. Allora appena siamo arrivati l'abbiamo subito soccorsa e abbiamo iniziato subito le manovre che ci hanno insegnato. E nel frattempo chi era lì vicino abbiamo detto subito chiamate 118, hanno chiamato il 118 e sono stati molto rapidi e sono subito arrivati a soccorrerci. Però minuti sono sembrate eternità. Dopo certo. quando sono arrivati i medici abbiamo collaborato con loro nel provare a soccorrere questa ragazza. Una volta che il cuore di Monia è ripartito, poi la corsa disperata in ospedale, ma dopo 24 ore di osservazione il comunicato della direzione medica ha gelato tutte le speranze e i cuori dei suoi amici e dei parenti. 45 anni, ricercatrice di bioetica all'Università di Urbino e di filosofia politica all'Università per Stranieri di Perugia, è molto amata in città per il suo impegno anche nel sociale e sul fronte dei diritti umani. I funerali di Monia si terranno giovedì 16 a Perugia, al cimitero monumentale Ponte Valle Ceppi. Al circolo velico in Sassonia, di cui da innumerevole tempo era socia, di lei, oltre al ricordo indelebile della persona e della sportiva, rimane il suo laser e la rosa rossa. Nel mese di giugno invece fece scalpore una mega operazione della Guardia di Finanza denominata Grandi Magazzini, che smascherò una maxi evasione fiscale di oltre 50 milioni di euro. L'imprenditore fanese Fabrizio Giuliani del negozio Fabrizio Multistore e due suoi commercialisti di fiducia sono coinvolti in una maxi frode fiscale internazionale da 55 milioni di euro che ha coinvolto 12 società, di cui 5 estere e 7 italiane. Con l'operazione Grandi Magazzini, la Guardia di Finanza di Fano ha sequestrato oltre 11 milioni e 600 mila euro di beni e disponibilità finanziarie, di cui più di 7 milioni in conti correnti di banche italiane e sammarinesi tramite rogatoria internazionale attivata dalla Procura della Repubblica di Pesaro. Il decreto, tuttavia, è finalizzato a confiscare fino a circa 15 milioni di euro. Le fiamme gialle hanno scoperto che con triangolazioni commerciali tra il 2008 e il 2015, società straniere vendevano capi di abbigliamento griffati a una società di Fano con sede logistica in via Einaudi nella zona industriale di Bellocchi e con l'interposizione di società italiane Cartiere Apri e Chiudi che acquistavano in modo fittizio e poi rivendevano la merce a prezzi competitivi. L'associazione per delinquere ha così ottenuto elevati profitti senza dichiarare e versare i tributi e alterando così la concorrenza del mercato.
Parliamo di un'associazione per delinquere finalizzata all'evasione fiscale internazionale tramite l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa presentazione della dichiarazione in Italia. Tali reati hanno anche l'aggravante della transnazionalità, in quanto compiuti fuori dal territorio nazionale. Si tratta di un'associazione per delinquere ramificata in Italia e all'estero, al cui interno sono risultati centrali i ruoli svolti da due commercialisti di fiducia, uno in Lettonia e l'altro in Italia, avente sede in Italia. I sequestri giungono al termine di laboriose attività investigative che hanno portato al rinvenimento di una copiosa documentazione trovata durante le perquisizioni svolte nelle società italiane intestate ai prestanomi compiacenti e soprattutto nelle abitazioni degli indagati. In totale sono state 11 le persone denunciate, tra cui il noto imprenditore fanese che risultava nullatenente e con una villa a Montegiove intestata alla moglie. Le Fiamme Gialle però assicurano che le indagini non sono concluse, proseguiranno dunque ulteriori accertamenti. È parte di una squadra che ha portato a termine una maxi operazione di polizia giudiziaria finalizzata al contrasto alla frode fiscale. Nel mese di luglio invece ci furono due eventi eccezionali ma di diversa natura. Il primo, una grandinata senza precedenti con chicchi grossi come arance che crearono diversi danni per centinaia e centinaia di migliaia di euro e naturalmente a capannoni, a culture e anche a macchine parcheggiate o nei piazzali delle concessionarie. Allora, un'ecatombe, Veres, qui. Totalmente, un danno incalcolabile, perché poi come vedi, con i tuoi occhi è una roba, non lo so, dobbiamo verificare il danno, poi... Quante auto? Decine e decine, sicuramente. Non so, guarda, la quantità, non so, se sono 4, 3, 400, non lo so. Ma c'è dei blocchi come un pallone, se andate a vedere dopo la pioggia, un blocco era tutto appuntito, enorme, non ho mai visto una roba del genere. La grandinata di 30 minuti che si è abbattuta nella provincia pesarese nella serata di ieri è da annoverare tra le più eccezionali mai registrate fin qui per gli ingenti danni che ha provocato, ma anche per le dimensioni dei chicchi di grandine che sono venuti giù, che più che chicchi in alcuni casi andavano come dimensioni dalla pallina da tennis alla noce di cocco. La conta dei danni deve ancora arrivare, ma siamo sicuramente nell'ordine di diversi milioni di euro. Nei piazzali delle concessionarie è una vera strage, non c'è un'auto sana. Carrozzeria e lunotti, infrantumi sono la norma ed i cofani e le capote delle auto sembrano lo schienale di un divano Chesterfield, fossette su fossette. Che da voi una falcidia di auto? Sì, guardi, ancora ci stiamo leccando le ferite. Cercheremo nel breve possibile, più breve tempo possibile, di quantificare. Danni anche inconsistenti alla struttura, proprio mi sembra di avere... Sì, dalla struttura, internamente, esternamente. Le vetture coinvolte sono soprattutto all'esterno, ma anche internamente abbiamo avuto dei forti disagi. La dimensione della calamità che si è abbattuta e dei suoi danni la si aveva stamattina anche dalle decine e decine di auto in coda davanti alle officine di autoriparazione specializzate nella sostituzione dei parabrezza che sembravano essere stati colpiti da una scarica di fucile a pallettoni. Ma non sono state solo le auto ad aver subito pesanti danni, anche le strutture industriali dove la violenza della grandinata ha fatto sì che le coperture dei capannoni fossero crivellate da queste meteore di ghiaccio che hanno portato lo sconquasso nei reparti e nelle officine. Da Eusebi, ci dicono i meccanici, stiamo spalando acqua dalle 7 di questa mattina, oltre ad aver avuto lo spogliatoio completamente allagato. Una ventina inoltre le richieste di intervento arrivate ai vigili del fuoco e tante anche le richieste di soccorso. In città c'è stata anche una serie di blackout che non ha fatto altro che appesantire ulteriormente la situazione già grave di per sé.
alle associazioni di categoria. Stanno arrivando in queste ore centinaia e centinaia di foto e documentazioni atte ad attivare le procedure di ristoro dei danni, che comunque saranno subordinate al riconoscimento dello stato di calamità naturale da parte della Regione Marche, cosa che del resto hanno già fatto sia il sindaco di Tavuglia, Francesca Paolucci, che ha chiesto lo stato di emergenza a Regione e Governo, con la speranza che questo possa essere accolto per poter sostenere le ingenti spese di ripristino di edifici e macchinari produttivi, come anche il sindaco di Pesaro, Ricci, che per questa grandinata mai vista, per riportare le sue testuali parole, servono a sostenere agricoltura e il resto dei danni, segnalando il tutto con un'apposita mail e foto allegate all'assessore Luca Bartolucci, lbartolucci@comune.pesaro.piu.it. E luglio invece vide anche sul fronte degli spettacoli il grande ritorno della Fano dei Cesari. Con la Fano dei Cesari tutte le Marche, non solo la città della fortuna, si sono calate nell'impero romano. La fazione del cinghiale vince la corsa delle bighe, oltre che quella delle bighette, e per gli spettacoli artistici. Il delfino invece ha ricevuto il premio per i ludi e per il maggior numero di partecipanti al corteo, mentre la miglior coreografia se l'è aggiudicata il lupo. La volpe si è aggiudicata il premio per la sfilata con l'elemento più caratteristico, grande bacchetto portatile. Per quanto riguarda la notte degli dei, l'evento maggiore è stato quello del locale del Lido di Fano, Tinto. Si è conclusa così ieri con la spettacolare corsa delle bighe in notturna Fanon Fortuna e la Fano dei Cesari, che dal 9 al 15 luglio ha fatto fare un salto alla città di 2000 anni nel passato, trasformandola nell'antica Fano romana. 7 giorni di fasti romani, durante i quali la cittadina marchigiana, grazie agli oltre 1200 figuranti, è stata caratterizzata da decine di accampamenti civili, sfide e la storica corsa delle bighe, che si è disputata di fronte al suggestivo Arco d'Augusto. L'evento, organizzato dall'amministrazione comunale della Proloco Fanon Fortune, con il supporto di decine di associazioni cittadine, ha potuto contare su rievocatori storici del calibro della Legio Prima Italia, conosciuta per la continua collaborazione con i programmi storici diretti da Piero Angela, o come la Colonia Giulia Fanestri e la Simmachia Ellenon, che con le loro rievocazioni girano tutta l'Italia. Una macchina organizzativa che ha visto coinvolte tra professionisti e residenti che partecipano in prima persona oltre 2000 persone vestite in abiti romani, che hanno ripreso gli usi e le abitudini dell'epoca. Fanon Fortuna, la Fano dei Cesari, come sopracitato, è basata anche su una grande rivalità tra le 4 fazioni, le quali si sono scontrate giornalmente nell'arena fino ad arrivare al momento più atteso della manifestazione, appunto la corsa delle bighe. Che partono. Il distacco della volpe è enorme. La giornata conclusiva di ieri è iniziata con la parata degli oltre 400 rievocatori provenienti da tutta Italia. Molto suggestiva e apprezzata la dimostrazione della Testudo, la formazione difensiva delle truppe romane di fronte ad un attacco nemico. Poi nell'arena sono entrate le fazioni cittadine, oltre 1200 persone, tra cui tanti turisti che hanno sfilato, ognuna con i propri colori e le proprie coreografie, davanti a circa 5000 spettatori entusiasti. A conclusione la Fanon Fortuna e la Fano dei Cesari, la corsa delle bighe, che ha visto sfidarsi le 4 fazioni in 2 semifinali e nella finalissima vinta dal cinghiale davanti alla volpe. Sono partiti per la finale al termine di una emozionante e avvincente corsa. Il sindaco Massimo Seri e al presidente della Proloco Etienne Lucarelli il compito di premiare i vincitori di una settimana intensa di celebrazioni romane. Nel mese di agosto invece ci furono 2 episodi che crearono grande apprensione e curiosità in tutta la comunità. Il primo riguardava una nube di gas che per un paio di volte si manifestò nell'area e nessuno sapeva né la provenienza e nemmeno di che cosa fosse composta.
Un fortissimo odore di gas ha provocato una generale preoccupazione oggi pomeriggio, poco dopo le 15, in tutta la città di Fano. In pochi minuti, infatti, è partito un tantan sui social, dove decine di persone hanno segnalato una nube di gas spinta da un forte vento proveniente da sud-est, come ci hanno raccontato nella nostra pagina Reporter di strada, nella quale abbiamo dato aggiornamenti in tempo reale. I vigili del fuoco, che si sono attivati all'istante, hanno cominciato a perlustrare la città. Da Baia Metauro, dove in un primo momento si è pensato a una fuga di gas, alla centrale situata nella frazione di Caminate. Ma non sono stati riscontrati danni alle strutture di distribuzione né di Edison né di Eni. Quindi, dopo gli accertamenti del caso, i pompieri sono ripartiti alla volta della Sassonia, proseguendo nei controlli dei vari quartieri della città. Le segnalazioni sono arrivate anche da San Lazzaro, dal centro storico, zona Colonna, ospedale, San Cristoforo, Fano 2, Centinarola e Metaurilia. Anche l'ASET S.P.A. ha effettuato dei controlli insieme all'AES, il gestore del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio fanese, ma senza riscontrare anomalie. Anche al pronto soccorso non sono stati registrati accessi inerenti alla possibile inalazione di questa sostanza. Verso le ore 17, poi, non avendo constatato con certezza l'origine del problema, si sono fatte larghe due ipotesi. Una, quella di una bolla di GPL derivante da un probabile spurgo di qualche cisterna, mentre l'altra, quella dei lavori sulla piattaforma dell'ENI denominata Barbara C e situata al largo di Fano. Quest'ultima però è stata scartata da Luciano Benini, responsabile dell'ARPAM, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche. Ero personalmente alla spiaggia dei Talenti a nord dell'Arzilla e ho sentito questo forte odore di gas. Mi sentirei di escludere la possibilità che derivi da una piattaforma mare, perché quando viene estratto da una piattaforma si trova ancora in uno stato liquido, viene pompato attraverso una condotta sotterranea verso la stazione di Tombaccia, solo lì diventa in forma gassosa e poi vengono aggiunte quelle sostanze odorose che noi sentiamo, che ci consentono di capire che è una fuoriuscita di gas. Quindi cercherei senz'altro la causa in altre ipotesi. Come ARPAM non siamo stati coinvolti, anche perché non ci sono stati effetti sull'ambiente, almeno fino a questo momento. L'altro episodio invece di carattere naturale che destò tanta curiosità e anche qualche allarmismo furono una serie di onde anomale che arrivarono fin sotto la costa fanese. Sembrava una tranquilla giornata di mare. C'era chi nuotava, chi prendeva il sole e chi giocava spensierato sulla riva, quando all'improvviso sono arrivate delle onde anomale, sempre più grandi fino a raggiungere un metro di altezza, provocando paura e sgomento tra i bagnanti delle spiagge di Sassonia, tanto da allarmare il bagnino, che ha urlato e fatto uscire tutti dall'acqua per precauzione. È quanto successo stamattina, poco prima delle 11, sul litorale di Fano. Non è chiaro ancora il motivo, ma il fenomeno potrebbe essere dovuto al passaggio di una grande nave al largo della costa. Che cosa è successo esattamente? Guarda, noi con precisione non lo sappiamo, ci siamo collegati agli altri bagnini, Torrette, Marotta, Pesaro e Gimara, per sapere se avevano vissuto la stessa esperienza, però effettivamente ci sono state delle onde anomale con diciamo il mare denominato in spiagura, proprio fermissimo, a mare calmissimo, due onde di 80, anche un metro di altezza, improvvise, con un risucchio dell'acqua di 7-8 metri in anticipo, per cui sembrano quasi dovute a scosse o qualcosa del genere. La stessa cosa l'aveva fatta ieri sera, ma in tarda serata, verso le 7:30-7:15, per cui già la gente in riva ce n'era quasi niente, per cui nessuno si è accorto di niente. Oggi invece l'ha fatta circa mezz'oretta fa, è stata una cosa abbastanza... qualcuno si è fatto anche male, perché è stata proprio improvvisa e da niente, quindi non ci sappiamo spiegare. C'è stato un po' di spavento, per cui tra chi ovviamente era in acqua. Sì, ma è... tuttora ancora c'è, perché fino a mezz'ora fa c'erano centinaia e centinaia di persone in acqua, adesso sono uscite perché qualcuno si è anche, nel rotolarsi con le onde, si è fatto anche male, soprattutto qualche persona un po' più adulta, un po' più grande, e qualche bambino.
Tommaso, lei era sulla torretta in quel momento, per cui ha assistito a questa scena e ha fatto uscire tutti dall'acqua? Sì, è stata la cosa più spontanea e più immediata che mi è venuta in mente di fare, ma ci è voluto qualche secondo anche per realizzarla la cosa, perché da una giornata più che tranquilla di agosto sulla torretta ci siamo ritrovati veramente in pochissimi secondi. Ho il pattino di salvataggio che è stato scaraventato a 7-8 metri dalla torretta, ha tranciato anche qualche persona, io sono stato completamente inerme. Ecco, è la prima volta che mi ritrovo veramente inerme davanti a una situazione, ed è anche difficilissimo fare prevenzione, perché il nostro lavoro adesso, sai, è fondamentalmente questo: preveniamo l'incidente prima che capiti, ma così era impossibile farlo, ecco. Adesso c'è bandiera rossa perché per scongiurare che ricapiti, ma abbiamo gli occhi fissi sul mare, non possiamo vietare alle persone di fare il bagno, ma mi sono imposto questa volta, ho deciso di tenere le persone fuori dall'acqua per più di 10 minuti per vedere se la situazione si riproponeva o se il mare comunque era praticabile. A settembre invece registriamo una bella operazione del compartimento di polizia autostradale di Fano, che dopo un rocambolesco inseguimento in autostrada arrestarono un ladro che viaggiava in tutta sicurezza con un furgone in autostrada. Lo individuarono, lo intercettarono e lo arrestarono. Agenti della sottostazione della Polizia Autostradale di Fano hanno arrestato questa mattina, poco dopo le 3.30, un uomo originario di Bari di 26 anni, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, dopo un rocambolesco inseguimento lungo la corsia sud della 14, poco prima del casello di Ancona Sud. L'uomo aveva precedentemente rubato un furgone cassonato Iveco Daily di una ditta edile nel Ravennate, con tutta l'attrezzatura appartenente all'azienda sopra il cassone. Poco prima delle 3 il furgone è stato intercettato dalla pattuglia della stradale, destando subito i sospetti degli agenti che, grazie all'esperienza e all'intuito professionale, hanno capito che l'orario, la sola persona al volante e il mezzo carico non erano elementi che quadravano, ed hanno così seguito il mezzo e deciso comunque di controllarlo, anche se non risultava nell'elenco dei mezzi rubati, dato che il suo proprietario, ignaro, non si era ancora reso conto del suo furto. Ma gli agenti ci avevano visto giusto, perché il 26enne, accortosi che la pattuglia gli stava alle calcagna, non solo non ha risposto alle richieste degli agenti di fermarsi, ma ha tentato una fuga accelerando, tentando di allontanarsi dalla pattuglia, tentativo però andato a vuoto perché gli agenti gli stavano sempre più addosso, al punto da indurlo ad una manovra disperata, fermando improvvisamente, bruscamente il mezzo sulla terza corsia e, lasciatolo lì, scavalcato a piedi l'autostrada, cercando di far perdere le sue tracce, mettendo così in serio pericolo chi sopraggiungeva in quel momento da ambedue i lati dell'autostrada. I poliziotti però, con sangue freddo, oltre che a mettere in sicurezza il luogo, lo hanno rintracciato ed arrestato nei pressi del casello di Ancona Sud e portato a disposizione dell'autorità giudiziaria nel carcere di Montacuto ad Ancona. A ottobre invece è la cronaca a farla da padrona, purtroppo. A ottobre Fano perde uno dei suoi anfitrioni, tutta la comunità fanese piange la morte di Filippo Tranquilli. Filippo Tranquilli, l'istrionico, il mattatore, il colto e sensibile Filippo ci ha lasciati. Un male spietato contro il quale lottava da oltre un anno ce lo ha portato via nel primo pomeriggio di oggi all'ospedale Santa Croce, dove era stato portato ieri mattina dopo un peggioramento delle sue condizioni. Filippo Tranquilli, attore di teatro, di cinema, sia in vernacolo, per anni colonna portante della compagnia dialettale I Comediante, che in lingua italiana. Era un fine dicitore di racconti e storie affascinanti legate alla città, come l'ultima che aveva interpretato prima di aggravarsi, L'Alchimista. Memorabile la sua capacità di travestimento, passando da Bacco al genio della lampada ad un nobile settecentesco. Ma a Filippo bastava un lenzuolo bianco per entrare in una parte. È stato capace di raccogliere diverse centinaia di persone con un moccolo in mano a tarda sera in estate sotto il porticato del teatro, solo per sentirlo parlare di storie di paura e di fantasmi.
Filippo Tranquilli e la sua sonora, roboante, grassa risata dopo una sferzante battuta risuonano ancora nelle orecchie di quanti sono stati affabulati dalla sua verve oratoria che spaziava dalla più fine ed approfondita cultura all'espressione dialettale più sguaiata e popolana. Questo era Filippo, un tipo sia da bosco che da riviera, ammaliatore con le parole e dallo sguardo penetrante, un incantatore di anime, capace con una sola battuta di caratterizzare un intero film, il primo della serie Gli Sbancati. Tutti di quel film ci ricordiamo sicuramente tre cose: il titolo, che era in dialetto, e la sua battuta, di cui andava orgogliosamente fiero. Quanti stupidi. A proposito, chissà se questo pomeriggio dopo le 14, quando ha chiuso gli occhi e si è trovato faccia a faccia con la morte, gli abbia fatto la sua battuta. Probabile, perché Filippo era così, un po' dissacrante e alle volte provocatore, come una della quale ci vogliamo espressamente ricordare, il vero Voulon, come quello interpretato per la Carnevalesca. Sì, sì, era, è vero, l'anno scorso è stato il vice sindaco del Carnevale e lui era felicissimo di questo e io con lui. Quindi sì, assolutamente, lui era un poliedrico, amava la cultura in tutti i suoi aspetti, l'arte in tutti i suoi aspetti, dalla lirica al teatro, il carnevale, e sembrava fosse una roccia, questa era l'idea che sempre mi ha dato. Ma forse di tutte le sue interpretazioni, quella alla quale teneva di più e dalla quale aveva dovuto per forza abdicare quest'anno è quella alla quale chiunque lo conosca lo lega indissolubilmente: il Geppetto nella pancia della balena del paese dei Balocchi, che accoglieva e incantava i bambini ininterrottamente dal 2008. E noi vogliamo ricordarlo e salutarlo così, con il moccolo in mano e il suo sorriso disarmante e beffardo. Ciao Filippo, facci luce ovunque tu sia. Agli inizi del mese invece un fatto di sangue che anche qui creò veramente tanto allarmismo in pieno centro, un accoltellamento a pochi passi dall'Arco d'Augusto di un giovane ad opera di altri due suoi coetanei mentre lui stesso si trovava in compagnia della sua fidanzata. Praticamente via Arco d'Augusto diventò un lago di sangue. Potrebbe essere passionale il movente che ha scatenato la violenta aggressione in pieno centro nei confronti del trentenne Jesus avvenuta a Fano poco prima delle 17 di ieri. Dopo l'arresto nella tarda serata dei due aggressori per tentato omicidio e lesioni gravi, emergono particolari da cavalleria rusticana sul violento fatto di sangue che ha trasformato via Arco d'Augusto in uno scenario da regolamento di conti. Era la risposta che dovevamo dare a tutti, insomma, al fatto, proprio perché grave, cruento, violento, di sangue, in pieno centro storico alle 5 del pomeriggio con tantissimi passanti presenti, e proprio anche grazie alla collaborazione dei testimoni, dei passanti che ci hanno permesso, insomma, di attivarci all'istante siamo riusciti a identificarli e a trarli in arresto, anche grazie alla collaborazione dell'Arma dei Carabinieri, che in tutte le operazioni di polizia che avvengono in questo territorio, comunque la collaborazione tra di noi è fondamentale per la garanzia del controllo del territorio e della sicurezza generale di tutto il territorio. Conoscenza del territorio, grande professionalità, vi ha permesso di muovervi in brevissimo tempo sapendo subito dove andare a ricercare. Sì, questo è un po' il segreto del nostro lavoro, grazie anche all'esperienza dei nostri investigatori del posto, dell'attività sia della squadra investigativa, della squadra volante e, ripeto, anche la collaborazione con le altre forze di polizia, l'Arma dei Carabinieri. È tutto un insieme di fattori che veramente poi porta a questi risultati. Nel giro di poche ore quindi chiuso il cerchio attorno ai due, un 21enne ed un 22enne italiani residenti assieme alle famiglie nel territorio tra Lucrezia e Tavernelle, che con la polizia alle calcagna ha capito che ormai avevano le ore contate. Ieri sera hanno pensato bene di presentarsi spontaneamente nella vicina stazione dei Carabinieri di Colli al Metauro per non aggravare la loro posizione già di per sé pesante.
Ora aspetta gli inquirenti verificare e approfondire questo movente che ha reso questa aggressione così feroce e cruenta. Uno dei due sembrerebbe aver trattenuto Jesus mentre, sotto gli occhi della sua ragazza, l'altro lo colpiva per punirlo di non si sa quale colpa, visto anche il chiaro intento di sfregiarlo colpendolo al volto e ferendolo gravemente alla mano e al polso. Ferite profonde per le quali il malcapitato è stato sottoposto nella tarda serata di ieri, dopo il suo arrivo al pronto soccorso di Pesaro, ad un intervento chirurgico d'urgenza. Ora i due arrestati in flagranza di reato sono costretti nel carcere di Villa Fastigi a Pesaro, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Siamo ai giorni nostri, siamo arrivati a novembre. Novembre è il mese in cui a Pesaro Ricci ha inaugurato la torre panoramica con grande enfasi e anche risonanza a livello mediatico. Tutti pronti a salire sulla torre panoramica di Pesaro. Dopo il giro in anteprima che abbiamo avuto modo di documentare sabato mattina, domenica sera l'attrazione in riva al mare, che svetta con i suoi 75 metri d'acciaio, ha ufficialmente aperto i battenti, registrando immediatamente il tutto esaurito. Superate le polemiche, sia il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, sia il titolare della società che ha installato la torre, Massimo De Caro, sono soddisfatti e scommettono sul successo di un impianto al momento in cerca di un nome. I pesaresi, infatti, non hanno ancora ribattezzato il nuovo imponente inquilino di Piazzale Libertà, ma è questione di tempo. Le prime impressioni sono buonissime, la location è a nostro avviso fantastica, e l'amministrazione ha voglia di fare, quindi noi cerchiamo location dove c'è la voglia di fare, la voglia di cose nuove, la voglia di stupire. E speriamo che il pubblico pesarese, insomma, e tutti i turisti, cioè speriamo di richiamare turismo, speriamo che le polemiche anche finiscano. Il comune non ci ha messo assolutamente un centesimo, è tutto rischio nostro, ma d'altronde siamo abituati, cioè funziona così, quindi rischio di impresa, si sceglie una location e si spera che va tutto bene, a volte va bene, a volte va meno bene. Male non è mai andata, insomma. La proposta è di rimanere qui fino a fine settembre. Lo spettacolo che si gode dall'interno della torre lascia davvero senza fiato, accompagnato ed esaltato dai brani di Rossini. Il Guglielmo Tell mentre si sale e la Gazzaladra mentre si scende. L'attrazione è la più alta d'Europa nel suo genere ed è stata attinta dalla luce blu in omaggio all'Europa. Il viaggio, una vera e propria esperienza, dura circa 10 minuti, 3 per salire lentamente, 3 in cima per fare un paio di giri completi e poi 3 minuti per scendere dopo aver visto la nostra provincia da una prospettiva unica che nei giorni di buona visibilità consentirà di vedere Rimini, le coste della Croazia e il Monte Conero. Chiarissima la visione della città della fortuna. Dallassù la sfera grande di Pomodoro assomiglia più a una biglia, mentre la vastità dell'Adriatico è più evidente e rassicurante. Il biglietto è di 9 euro per gli adulti e 6 euro per i bambini, ma sono previsti dei pacchetti per le famiglie. Si tratta di un piccolo investimento, ma vale la pena farlo, sempre che non si soffra di vertigini. La cupola climatizzata può ospitare fino a 60 persone ad ogni viaggio, ma i vetri di chiusura sono bombati e se si guarda in basso si potrebbe rimanere senza fiato. Secondo il sindaco Ricci, l'operazione sarà un grande spot per Pesaro e basta verificare l'andamento dei social per rendersi conto di quanto questa tendenza sia già confermata. Dopo la torre, Ricci ha già lanciato la sfida successiva, sostenendo che dopo settembre 2019 potrebbe arrivare la ruota. Sono previsti accessi per i disabili, mentre l'orario di apertura è tutti i giorni dalle 10 alle 24, ovviamente meteo permettendo. Invece a Fano, nel mese di novembre, qualcuno se l'è presa con gli specchietti delle auto parcheggiate in una zona residenziale, danneggiando diverse automobili. Sembra proprio che gli specchietti retrovisori esterni delle auto parcheggiate esercitino una irresistibile attrattiva nei confronti dei vandali o di chi è in preda ai fumi dell'alcol.
A Sant'Orso, ieri sera attorno alle 21, si è verificato ciò che in passato è già accaduto in centro a Fano, il 6 marzo dello scorso anno e più di recente il 1 di novembre. Una serie di macchine parcheggiate hanno subito, ad opera di uno sconosciuto, l'irrimediabile danneggiamento dello specchietto. I testimoni oculari di via Galvani, dove è accaduto il fattaccio, parlano di un giovane in bicicletta con un cappellino bianco che, passando vicino alle auto, dava dei calci agli specchietti mandandoli in mille pezzi. Sono ben quattro le auto, due delle quali appartenenti allo stesso nucleo familiare, ad aver subito l'ira del vendicatore di specchietti sconosciuto, ma che ora è ricercato dalla polizia, che su segnalazione dei residenti, poco prima dell'usuale ormai allerta lanciato sui social, è intervenuta con una volante per raccogliere le testimonianze e le denunce di chi questa mattina ha dovuto far ricorso al meccanico per rimettere a posto l'auto con un sostanzioso e non preventivato esborso di denaro. Ma l'azione sconsiderata del vandalo ciclista non si è limitata ai soli ed incolpevoli specchietti. Ha pensato bene, girovagando per il quartiere, di appiccare il fuoco, tanto per scaldare un po' l'atmosfera, ad un divano lasciato per strada la sera prima, come di norma, per il ritiro di rifiuti ingombranti da parte di ASET. Anche questo segnalato alle forze di polizia, ma anche se il divano non ha preso fuoco, opponendo così una passiva resistenza al raptus vandalico del ciclista e negandogli così quell'inebriante sensazione di potere che poco prima invece gli aveva dato i malcapitati specchietti. E siamo arrivati al mese di dicembre, dove all'inizio del mese arriva la buona notizia per Fano, ma per tutta l'Italia naturalmente, perché la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Getty Museum per l'annosa ormai telenovela della statua del Lisippo. La terza sezione penale della Corte di Cassazione ha detto no per la terza volta al ricorso del Getty Museum di Malibù contro l'ordinanza del Tribunale di Pesaro che ne ha disposto la confisca della statua dell'atleta vittorioso attribuita allo scultore greco Lisippo, pertanto da tutti conosciuta come Lisippo, ritrovata 52 anni fa all'arco della costa fanese dal motopesca Ferruccio Ferri, ovunque essa si trovi, come recita la sentenza, in quanto corpo di reato per esportazione illecita dall'Italia. Non c'è spazio quindi per altre manovre, la parola fine, almeno per l'iter giudiziario, è stata scritta, anche se era ampiamente nelle aspettative del legale fanese Tristano Tonnini, anche se però il sigillo finale su questa lunga vicenda lo potremo mettere allorquando vedremo la statua bronzea varcare le porte di Fano. Un esito molto positivo che ci auguravamo, che logicamente speravamo, che da un punto di vista del diritto, a mio avviso, ho sempre dichiarato, non poteva essere diversamente perché sarebbe stato in pericolo tutto il patrimonio. È stata scritta la parola fine definitiva o c'è ancora qualche cosa che manca ancora all'appello delle possibilità e delle variabili? Quello che può essere attuato ora è la rogatoria, che verrà disposta dalla Procura della Repubblica di Pesaro, credo, la dottoressa Cecchi in persona. Da un punto di vista diverso, c'erano stati degli accordi del Ministero italiano dei beni culturali con i Getty che già avevano fatto ritornare più di 40 opere d'arte. E in quell'occasione il Getty aveva dichiarato che avrebbe restituito anche il Lisippo dietro una sentenza di un tribunale, un provvedimento di un tribunale italiano definitivo. Adesso ce l'abbiamo, quindi noi prima della rogatoria ci aspettiamo che il Getty mantenga la propria parola e restituisca immediatamente il Lisippo a Fano. Il padre di Tonnini intraprese come legale delle 100 città assieme al professor Berardi questo lungo e tortuoso cammino. Professor Berardi colto oggi da un vigore, da un'esaltazione incontenibile che solo la gioia di una notizia di portata internazionale come questa può dare. Questa vicenda ha messo in moto tali e tante energie da riportare decine di pezzi al posto dove dovevano essere e comunque anche e dà grandi speranze per il futuro, perché volente o nolente lo sanno tutti, lo dicono a bassa voce
L'Adriatico è uno scrigno senza fine. Ora il pallino è nelle mani del Getty Museum, il quale, se onora la parola data, dovrebbe restituire spontaneamente la statua in presenza, come dissero, di una sentenza definitiva di un tribunale. Ma questa è un'ipotesi abbastanza improbabile, visto l'atteggiamento tenuto sino ad oggi dai legali del Museo Californiano. Più veritiera la via della rogatoria internazionale che sicuramente la procura intraprenderà per rientrare in possesso definitivamente della statua dell'Isip. Però purtroppo il mese di dicembre resterà nella memoria di tutti per i fatti legati alla Lanterna Azzurra, di cui ancora oggi in questo periodo sono in corso indagini e approfondimenti. La tragedia che vede la morte di 4 adolescenti ed una mamma che era proprio lì ad accompagnare il figlio per questo concerto. Sono 8 gli indagati per la morte di 6 persone avvenuta venerdì notte a Corinaldo, fuori dalla discoteca Lanterna Azzurra. La procura di Ancona indaga per omicidio preterintenzionale, lesioni dolose e colpose il minorenne di 16 anni, rintracciato a Senigallia, indicato da alcuni testimoni come colui che avrebbe spruzzato la sostanza urticante al peperoncino all'interno del locale, scatenando il panico. Oltre al sedicenne sono finiti nel registro degli indagati altre 7 persone, i 3 soci titolari, tra cui l'amministratore della Lanterna Azzurra e i 4 proprietari dell'immobile. L'ipotesi di reato è concorso in omicidio colposo aggravato per la gestione della sicurezza del locale. Un'indagine, come hanno spiegato il capo della procura anconetana Monica Garulli e la collega dei minori Giovanna Leboroni, su cui molti aspetti della vicenda sono ancora tutti da accertare. L'iscrizione del sedicenne è un atto dovuto, su di lui ci sono testimonianze generiche che rendono la consistenza indiziaria flebile e tutta da valutare. Sono stati molti a dichiarare che a un certo punto è stato spruzzato qualcosa nell'aria, a terra è stata trovata una bomboletta, ma non escludiamo che ce ne possano essere delle altre. È stata sequestrata una bomboletta spray, vi dicevo, di 15 ml di capienza, lunghezza 10 cm. Sicuramente c'è stato un momento in cui le sostanze irritanti sono state avvertite nell'aria, quindi questo è stato un momento ben netto che collochiamo tra la mezzanotte e mezza e la mezzanotte e 45. Ma i PM per ora escludono l'ipotesi che ad agire quella sera in discoteca fosse una banda organizzata intenta a colpire gli adolescenti allo scopo di derubarli. Al momento non ci sono evidenze. Ma qual è un'ipotesi? Quale può essere? È quella che vi ho descritto. Grazie. Prima. Però non ha escluso più persone, dottoressa? Non l'ha escluso? E al momento l'indagato è uno, nulla è escluso. Veramente, perché gli accertamenti, cioè, che ci possa, sono è verosimile che ce ne possano essere di più di uno, insomma. È tutto, diciamo, al vaglio. Però non è escluso. Al momento non è escluso. Okay. Le indagini sono aperte a 360 gradi e le ipotesi di reato sono fluide, per questo gli investigatori e gli inquirenti chiedono la collaborazione dei ragazzi presenti quella sera in discoteca e anche dei loro genitori. Chissà qualcosa si faccia avanti e parli senza timori per arrivare al più presto a far luce su quanto accaduto. Ebbene, nel ricordo delle vittime della Lanterna Azzurra chiudiamo questa carrellata di eventi del 2018 e naturalmente non può essere altrimenti che farvi i più calorosi auguri di buon fine anno e buon inizio 2019 a tutti voi e non solo da parte mia, anche da parte di tutta la redazione di Fano TV. Ancora auguri e ancora buon anno a tutti voi.